ragazze, sono sempre la lavatrice che funziona quando giro video. Appena arrivato il mio pacchettino di passione unghie, dopo mi pare una settimana che ho fatto l'ordine. E vediamo come ho preso già i miei pennelli per provare un po' come sono i gel. Ho preso due gel costruttori, uno rosa e uno trasparente, in confezione piccola, la più piccola che c'era, perché voglio provare. Poi ho fatto scorta di linee. Allora, vediamo cosa. Qua c'è un modulo per il reso, ma non penso che faccia un reso di niente. Qua ho preso il deidratante perché ne avevo davvero poco, e dato che io ho le manine di pasta frolla, lo sapete, se le faccio cadere sono senza. Quindi ho preso un night prep. Confezione quadrata, che carina, confezione quadrata. Vediamo com'è. Ecco, posto. Pennello abbastanza brutto. Non piace assolutamente il pennello come è fatto, ma va poco male. Quando finisco l'altro posso sempre travasarlo, tanto un deidratante è un deidratante. Questo è un omaggino. Oh, io adoro gli omaggini, che carino. Facciamo su. Un glitterino verde. Sono già mille glitterini che non uso, no. Va bene, poi ho preso un buffer. Ho fatto scorta di linee perché ne ho preso pochissime. E vediamo un attimo come sono queste lime. Io preferisco le lime, quelle che sono tutte uguali, mi trovo meglio. Questa è un 150 grit, equiparabile a un extreme, 150 extreme della Crystal Nice, perché Crystal Nice fa due tipi, un zebra e un extreme. Extreme è quello un po' più rigido, un po' più rigido, e questo è paragonabile all'extreme. E dato che la 150 alla fine è quella che uso di più, ne ho prese 3. Poi ho preso due di queste 180, solo 180, anche perché le usano anche le mie figlie per sistemarsi le unghie, quindi 180, però una grit molto molto spessa, molto forte rispetto a quella della Crystal Nice, equivale a una extreme, 180 extreme direi come texture per chi usa i prodotti Crystal Nice. Poi ho preso una 100-180 perché solo 100 non c'era, c'era 80 e 80, 80 mi sembrava un po' eccessiva sinceramente, quindi ho detto ne prendo 3 anche di queste e le provo. Questa 180 per esempio come grit rispetto a questa rimane molto più liscia, è molto più liscia, e la 100 rimane più liscia, quindi deduco che la linea bianca sia equiparabile a una zebra della Crystal Nice, mentre quella nera a un extreme. Bene, perché così ho un 180 più delicato, un 180 più forte. Ottimo, mi piace. Poi ho preso questo Olympia, che sinceramente vi dico la verità, ora non saprei dire se è color rosa oppure no, non conoscendo questi prodotti. Confezione mi piace, veramente bella e sciccosa, non è chiusa molto bene, cioè molto male, però ha il tappo di protezione. Quindi questo Olympia è è quello trasparente. Dicevano che non brucia, io spero che non bruci perché odio i gel che bruciano. Quindi ora io mi prendo un Nero Marlo 3 e provo un attimino come il barattolo mi piace moltissimo. Parecchio liquido, mettiamolo qua così, facciamo una prova. Direi che assomiglia molto al Builder 2, che a me piaceva molto per il refill, però potrebbe assomigliare anche a un Titanium, potrebbe essere una bella via di mezzo, mi ispira moltissimo. Mi ispira veramente moltissimo, oltretutto mi piace il barattolo, molto, molto funzionale, semplice ed elegante, mentre quelli della Crystal Nice ultimamente sono sempre rotti. E nonostante mille e mille e mille segnalazioni, sono sempre schifidi,
e molte volte ho dovuto buttare via dei colori perché non riesco più a aprire il pacco. Quindi questo Frozen Pink è chiaramente la rosa, stesso packaging che mi piace. Ora vediamo il colore. Ero indecisa sul colore perché mi sembra un po' troppo rosa bambolina. Consistenza molto, mi sembra molto rigida come consistenza. Non male, non male. Facciamo un raffronto con quello di Crystal, il mio preferito. Cover refill card. Ecco, vedete come sono le confezioni, cioè come si riducono le confezioni in maniera vergognosa. E paragoniamo la colorazione. Sì, è un po' più rosa, sinceramente, un po' più rosa bambolina, mentre questo è un po' più naturale. Però l'altro, quello più naturale di Passione Unghie, mi sembrava troppo tendente al marroncino. Però dato che il costo di questi prodotti della Passione Unghie è davvero irrisorio, direi che non è un problema, nel senso, la prossima volta posso tranquillamente provare un altro colore. Questo mi piace moltissimo, questo Frozen Pink, e li proverò, ma a vederli così direi che mi piacciono veramente molto. Hanno un primo effetto, direi, molto molto buono, davvero molto buono. Ora recupero quello che mi si è sporcato e provo sull'unghia, spiaccicarlo, vediamo come va. È veramente una quantità irrisoria, però tanto per fare una prova. Vediamo se si autolivella. Io, sapete che non faccio mai video sulle unghie perché non riesco a farli, però devo dire che non sembra fatto male, è anche molto fermo come gel, ci piace. Allora, primo impatto buono, poi vedremo come va l'utilizzo, ci aggiorniamo ragazzi.